Ciao capitano. Beh, innanzitutto Europeo 2020, che diciamo il sorteggio è stato molto positivo. Sì, alla fine abbiamo evitato la Germania, che era un po' quello che volevamo tutti. Poi le partite saranno da giocare, però c'è grande fiducia, bisogna dare continuità a quello fatto di buono in questi ultimi due mesi. Dispiace lasciarci per così tanto tempo, però alla fine è già un discorso che è stato affrontato e probabilmente verrà cambiato anche nei prossimi anni, perché le finestre nazionali sono un po' particolari e probabilmente vanno un po' riammodernate le date. Giorgio, questa settimana Juventus-Inter, diciamo che incrociamo le dita per gli interisti che non saranno felici, ma se la Juventus batte gli interisti, la Juventus è già lanciata o no? Juventus-Inter è una partita che va al di là della classifica. È chiaro che adesso il vantaggio è importante, ma abbiamo un mese molto difficile. La cosa per noi fondamentale sarebbe dare continuità. È uno scontro diretto, bisogna stare molto attenti perché poi hanno giocatori importanti, uno mi sa che è già arrivato qua e sapete tutti chi è, e dai, vediamo, l'affronteremo come abbiamo sempre fatto. Poi è un po' la partita per tutti, per tutto l'ambiente juventino e anche interista, sommato al derby, e speriamo che sia un grande spettacolo per il calcio italiano, che è la cosa più importante. L'hai già detto, l'abbraccio? No, non credo si possano paragonare le epoche. La Juventus più forte di sempre è quella che vince, quindi per ora è quella del 96. L'hai già detto tu, potrebbe comunque essere... è quella dell'85. Ci potrebbe essere l'abbraccio al vostro ex AD, appunto a Marotta. Il calcio è così, a volte con una maglia, con un'altra, ma ci sarà ora... Vediamo, sinceramente non si sa ancora niente. Il direttore è una persona che ha fatto talmente tanto che qualsiasi juventino lo abbraccerà quando lo vedrà, se sarà venerdì o dopo, non lo so.